Bella gente, benvenuti nel mio canale. Vi ho portato un trattamento nuovo, una tecnica rinnovativa che praticamente consiste di un bagno di idratazione per i capelli secchi, danneggiati e ricci. E quindi vi lascio al video, mi raccomando, se vi piace questo video lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Vi lascio al video. Cominciamo con la preparazione. Prima di tutto è la base, è usare un balsamo, qualsiasi tipo di balsamo idratante per i capelli, qualsiasi tipo. Io ho a casa questo e ho aggiunto qualche goccia di olio di jojoba. Potete utilizzare qualsiasi tipo di olio idratante che avete a casa, ma se avete solo l'olio di olio extravergine di oliva è più che sufficiente. Ho aggiunto qualche goccia di olio di argan, ho aggiunto un'altra goccia di olio di semi di lino, anche olio di avocado va benissimo. Se avete l'olio di cocco sarebbe l'ideale, ma io non ce l'ho più, devo comprarlo. E del miele, ragazzi, del miele. Ho aggiunto qualche goccia di gel di semi di lino che ce l'ho preparato con un po' di spirulina. Questa qua la uso spesso sotto la doccia sia per i capelli che per il corpo. Per saperne di più trovate, vi lascio il link in video. Mescolo bene 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 il tutto e voilà, il nostro preparato è pronto. Prima di cominciare a usare il preparato ho lavato i capelli e ce l'ho abbastanza bagnati. Tanti li usano sui capelli secchi, però io preferisco bagnarli così l'idratazione penetra meglio. Dopodiché rullo i capelli, li divido e li rullo. Uso questa tecnica perché così mi aiuta a idratare tutti i capelli senza dimenticare nessuna parte, perché se li usiamo una maschera normale così sicuramente una parte non penetra abbastanza o una parte non si idrata abbastanza. Dopodiché le levo e li faccio riposare il tempo che vado a fare un po' di pulizie in casa. Ovviamente minimo mezz'oretta, il minimo dispensabile. Se andate a dormire la notte sarebbe l'ideale, ma io non avevo così tanto tempo. Adesso dopo vado a lavare i capelli. Importantissimo, con acqua completamente fredda. I capelli ovviamente li sciacquo solo senza usare lo shampoo. C'è Mister Gatto che controlla la situazione e uso l'aceto di mela su tutti i capelli. Come vedete i capelli come sono belli, sono ondulati e sono morbidissimi. Faccio penetrare bene l'aceto di mela, dopodiché li sciacquo. Come vedete i capelli sono veramente molto belli, molto ondulati e morbidi al tatto. Metto qualche goccia del balsamo che non si risciacqua di Garnier dentro il pigmento di Crazy Color rosso fuoco per mantenere i capelli e soprattutto le punta più rosse. E adesso vado a dividere i capelli per la preparazione dei miei ricci. Prima vado a dividere i capelli, o per dividerli a ciocche. Il grande problema dei capelli secchi è che si seccano
facilmente, anche se i prodotti più idratanti al mondo si seccano velocemente, soprattutto dovuto al sole, dovuto al vento, all'aria. E quindi il fattore idratazione, la quantità di idratazione che usiamo dipende dal risultato che vogliamo ottenere. Se vogliamo capelli ricci dalla radice alla punta, idratati con un riccio rifinito, allora dobbiamo idratare dalla radice alla punta. Invece se vogliamo i capelli ricci definiti nelle punta ma voluminosi, dobbiamo cominciare con l'idratazione a metà lunghezza. Quindi metà lunghezza significa mantenere quindi le punte dei capelli idratati, ma mantenere un po' più secca la parte della radice, la parte del cuoio capelluto, perché così ci dà la possibilità di rigenerare. Però io ho scoperto una tecnica per riuscire a idratare i capelli ma avere il risultato comunque voluminoso. Per saperne di più vi aspetto al prossimo video. Come vedete, se avete solo questo pettine ad esempio a casa, è molto efficiente e sufficiente per avere dei ricci belli definiti. Non serve spendere tantissimi soldi, perché il pettine che uso adesso, credo che l'ho pagato solo 14 euro, va benissimo, anzi io ve lo consiglio vivamente. Però se non ce l'avete, il pettine classico da 1 euro è sufficiente, basta che sia i denti siano duri. Bella gente, spero che vi è piaciuta questa tecnica, spero che vi sia piaciuto questo video e soprattutto se la provate fatemelo sapere, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, e alla prossima, ciao a tutti!